tra numeri a noi consegnati e quelli reali, in ogni caso lo scopriremo tra poco. Partita che è iniziata, dall'altra parte c'è il Corinthians, squadra di Sao Paulo brasiliana che è all'esordio in questo torneo. Veniamo un po' allora alle prime battute, ma in attesa di dirvi anche la formazione del Corinthians, vi diciamo quella della Roma: De Franceschi col numero 1, poi William Feola col numero 2, Nicolò Cesari con il 3. Attenzione subito al Corinthians, partita forte la Roma però. Col 4 Daniele Guidi, col 5 Gabriele Paolocci, col 6 Maurizio Campagnano, col 7 Sebastiano Cioffredi, con l'8 Filippo Reale, con il 9 Emanuele Nardozzi, con il 10 Mattia Almaviva, poi 11 Falconaro, 12 Ragone, 13 Mirra. Sono tanti giocatori, 15 anche Edoardo Mantovani. Roma che è uno dei settori giovanili più forti, più importanti del calcio italiano, immagino dimostrerà anche oggi questo. Con numero 16 capitano della Roma è Issa Guglielmelli, dunque lui il Totti di questa squadra, nonostante sia stato Almaviva a ricevere la fascia da Totti, il capitano in campo vero e proprio, quello con il numero 16. Calcio d'angolo per il Corinthians. Con il tentativo dentro, attenzione all'inserimento di Bertulino Dos Santos, che trova il colpo di testa, il tempo giusto per intervenire su questo pallone, non trova però lo specchio della porta, difeso da De Franceschi. Ora ecco qui, ovviamente non era Dos Santos ma si trattava di Vinicius con il numero 3, Vinicius Menezes Cellas, chiameremo per facilità Vinicius. Sì, non ce ne va male, credo, il giocatore. Roma Corinthians allora, e completiamo anche la distinta dei giocatori brasiliani: Bruno col numero 1, col numero 2 Gustavo, Vinicius, Matheus, 4, 5 Iago, 6 Caio, 7 Pedrinho, 8 Padula, non la Padula ma Padula, 9 Vitor, 10 Murillinho, 11 João Pedro, 12 il secondo portiere Luiz Paulo, 13 Murilao e 14 Riccardo, più tutto lo staff che andremo poi a presentare. Intanto c'era proprio Vinicius. Esatto, quindi abbiamo il capitano del Oblak. No, Guglielmelli col 16, Guglielmelli. Issa Guglielmelli, nome, cognome italiano, nome che tradisce le origini africane. Naturalmente sono tantissimi giocatori nati in Italia che proprio in virtù del cambio dei tempi e delle cittadinanze, sono tantissimi ragazzi italiani nuovi, di nuova generazione. Issa Guglielmelli è uno di loro, si è talmente tanto ben integrato evidentemente che è capitano della Roma, della squadra della capitale. Roma che riceve il testimone della Lazio, che l'anno scorso disputò come unica squadra italiana questo torneo facendo una buona figura, anche se non riuscì a competere con gli squadroni come appunto Benfica, Ajax eccetera. Vediamo se la Roma in questa specie di derby a distanza farà meglio della formazione biancoceleste. La partita qui sembra molto equilibrata, molto molto combattuta a centrocampo, quasi una partita che vera. Adesso è il Corinthians a rubar palla, qui un po' ruvido su di lui l'intervento da parte di Jacopo Mirra, e allora il calcio di punizione è per il Corinthians. Intanto sentite da bordo campo le grida da parte di Renato Rodriguez, che è il coach, che dice secondo palo, ho sentito, vuol dire secondo palo, ovviamente è uno schema, sì, direi di sì, okay. Occhi e croce. E infatti il pallone arriva sul secondo palo per Pedrinho, che però non può arrivare, e allora sarà rimessa dal fondo per Leonardo De Franceschi. Partito bene Corinthians, sì, no, è calcio d'angolo, infatti. L'hanno toccato i giocatori della Roma. Tra l'altro ci chiedevamo prima, Gaia, se un viaggio così lungo abbia una, come dire, una motivazione tecnica, sarà una squadra questa che arriva dal Brasile fino in Italia, insomma non vengono certamente per arrivare ultimi, insomma è una squadra che ha tutta la tradizione nel calcio paulista, che insomma è una delle migliori al mondo. Vediamo se in effetti, a quanto pare, stanno tenendo fede alla loro tradizione. Ci sono tanti giocatori interessanti che adesso andremo a raccontarvi uno per uno. E adesso ruba palla qui Pedrinho, ma viene fischiato un calcio di punizione. Intanto poco fa abbiamo visto il colpo di testa del numero 13,
Finito alto sopra la traversa. Mourinho probabilmente. Questo c'è un fallo di Campagnano, gara molto molto dura, va detto. 5 minuti con pochissime occasioni, ma tanto agonismo e insomma, punizione adesso per la formazione brasiliana. C'è un fallo subito dal numero 7 Pedrinho. Ancora il giro palla da parte del Corinthians, si ricomincia da Mateus. Rubata palla in mezzo al campo dalla Roma, con la forza fisica superiore a livello di corporatura della parte della squadra della capitale d'Italia. E qui c'è invece un pallone ancora recuperato dalla caparbietà della Roma, senza fallo però, secondo l'arbitro, che lascia giocare, molto all'inglese. E allora recupera il numero 13 del Corinthians, Mourinho. Inquadrato anche il numero 8 Filippo Reale, non mi sembra in campo, no, Mattia Almaviva, correggimi se sbaglio, Gaia, che non lo vedo, magari lo vedremo più tardi nel corso della partita. Tanto è Vinicius, cede il pallone largo a Caio. Un buonissimo intervento del numero 15 della Roma, qui Mantovani a recuperare il pallone in maniera pulita e scivolata, grande intervento. Attenzione adesso all'uscita un po' così avventata da parte di De Franceschi, e allora il Corinthians aveva una buona occasione con un altro recupero palla in mezzo al campo, poi però la difesa alla meglio, cioè il lancio in profondità sulla sinistra, palla al centro con la chiusura da parte di Mateus. Ecco, direi che già da questi primi minuti possiamo dire che insomma Benfica e Paris Saint Germain tecnicamente sono un po' superiori. Fisicamente sì, non lo so, perché comunque la Roma giocatori alti. Sì, apparentemente sì, poi magari sono squadre queste superiori a Benfica e PSG, annullando ci sembrano inferiori. In realtà sono partite comunque molto equilibrate, già la seconda che stiamo vedendo, e sono tutte comunque partite molto combattute. Sta per entrare Vitor nel Corinthians, si sta scaldando in questo momento davanti a noi, lo vedremo tra pochissimo. Intanto Guglielmetti, Glenelli prova la distanza, ribattuto. Roma che adesso da qualche istante ha un po' avanzato il suo baricentro, il suo raggio d'azione. Vediamo se la formazione italiana cercherà di arrivare alla conclusione, non è mai riuscito di fatto a rendersi pericolosa. C'è il numero 6 Campagnano tra i più attivi, qui un buon pallone per Mantovani che viene chiuso però ancora dall'ottimo Vinicius, che si fa notare anche in difesa. Esce dunque con il numero 7 Pedrinho, entra con il numero 9, come detto, Vitor, prima punta che già chiede palla sui piedi. Abbiamo visto molto carico il suo ingresso in campo, bella giocata intanto sulla destra da parte del Corinthians, cerca un pallone al centro, il numero 2 Gustavo, trova una deviazione e il corner. Pallone che lentamente carambolato, credo si tratti in realtà di fallo laterale per la formazione di nazione brasiliana, perché la palla è uscita un po' prima. Guglielmelli ancora a spazzare, il leader difensivo piuttosto fisico. Attenzione ancora la Roma con la pressione, c'è grande controllo di ogni pallone, davvero un agonismo davvero quasi esasperato, e rimane giù dolorante il Benfica. Il Corinthians continua a giocare peraltro, l'arbitro dice no, bisogna fermarsi un attimo perché un giocatore a terra, non c'è non c'è tempo, non c'è modo di riposare. Il Corinthians vuole davvero lottare su ogni pallone. Qui inquadrato anche l'allenatore della Roma. È una partita piuttosto spigolosa per questi primi 9 minuti in cui non abbiamo visto praticamente palle gol, però abbiamo visto tanti falli, ma non si è detto in maniera negativa, e tante situazioni da calcio vero, da calcio adulto, proprio a sottolineare la qualità delle squadre invitate a questo torneo. E c'è il Corinthians che adesso cerca in mezzo al campo da parte di Mourinho. Altro fallo, ancora un intervento di arbitrale per comandare una punizione a favore della Roma. Si continua a interrompere il gioco. Guglielmelli ha subito un colpo al volto da parte del numero 9 del Corinthians, Vitor, che ha commesso fallo. Intanto dicevi, Gaia? Sì, no, intanto dicevo che sulla distinta che ci hanno consegnato da parte del Corinthians ci sono i grandi giocatori
sono stati scoperti dal Corinthians, da partire da Rivelino, sì. Da Casagrande, Zelia, Silvigno, Edu, Deco, William e Marquinhos, insomma, non pochi. Che peraltro è in comune con la Roma, che la Roma lo comprò proprio dal Corinthians, la grande scoperta di Walter Sabatini quando era direttore sportivo della Roma, pagandolo pochissimo, poi rivenendolo a peso d'oro al PSG, che fa parte anche esso di questo girone, quindi insomma potranno mettersi Marquinhos d'accordo nel nome di Marquinhos queste tre squadre. Attenzione a Corinthians che però fallisce l'ultimo passaggio, si arrabbia anche molto il tecnico paulista a bordo campo. Si sente anche Pietro Donadio invece chiamare i suoi. Questa è la Roma che prova a gestire il possesso del pallone con il numero 6, Campagnano. Torna centralmente sui piedi del numero 14, Mirra, ancora Campagnano. L'anticipo perfetto da parte di Mateus e adesso riparte il Corinthians con la velocità qui da parte di Gustavo, messo giù ancora in maniera particolarmente ruvida da Guglielmelli. Sì, qui intervento quasi solo sull'uomo, intervento anche qui adulto, intervento proprio per il fallo che eviti guai peggiori. C'è anche malizia, se vogliamo, malizia tecnica tra questi ragazzi, che naturalmente erano, secondo me, già abituati a controllare, a guardare il calcio dei grandi, e ne assumono anche alcuni comportamenti. Vediamo il tiro dalla distanza, decisamente alto sopra la traversa, non c'è, vi ricordo, il cartellino giallo, non c'è dunque la munizione, eventualmente ci sarà, non so, una settimana senza PlayStation, qualora fosse qualcosa di... Esatto, di che sarebbe una punizione ben più severa per questi bambini rispetto al cartellino giallo. Una settimana senza cartoni. Quindi tiro ancora dalla distanza, sì, da parte Roma di Campagnano. Roma ha calciato in porta con... Beh. Diciamo interesse, con pericolosità. Attacchi per ora piuttosto sterili, va detto, c'è grande organizzazione difensiva in entrambe le squadre, soprattutto nella Roma, che comunque ha una tradizione italiana ben pronunciata, è una squadra che domina il calcio giovanile da anni. Domani giocheranno per esempio la finale del campionato italiano Under 16 contro il Milan, la giocheranno a Cesena. Questo proprio per sottolineare il lavoro a tutti i livelli fatto a livello giovanile da questa squadra, da questa società, che naturalmente si candida soltanto per la propria presenza al rango di favorita. Però il Corinthians, va detto, si sta comportando in maniera eccellente proprio dal punto di vista della organizzazione difensiva, che andando per luoghi comuni magari è quello che manca magari al calcio brasiliano, e invece in questo caso vediamo una squadra molto quadrata, molto solida, anche spigolosa in alcune situazioni, e dunque merita questa squadra. Intanto intervento splendido di Mirra in anticipo per la ripartenza della Roma, pallone dentro, si fa vedere il numero 10, Ceccarelli, però ancora una volta chiuso la difesa del Corinthians, che ricomincia e trasforma l'azione da difensiva in offensiva. Qui Vitor anticipato perfettamente da Campagnano, che già da bimbo grande voleva la rimessa per sé quando era chiaramente contro. Questo si sa, si impara subito. Sì. E adesso il pallone per Vinicius, poi gestisce Mateus, l'altissimo difensore centrale dei brasiliani. Palla dentro, prova a prolungare qui Maurilinho. C'è rimessa laterale per il Corinthians, che rimane lì, chiude in attacco la prima frazione, la formazione brasiliana va a cercare anche il fondo, pallone messo in mezzo in realtà senza nessun pericolo per la porta di Leonardo De Franceschi. Ultimo minuto di primo tempo, faccio mia una terminologia da calcio professionista, portieri inoperosi, 6 minuti mi dicono, giustamente ho avuto un lapsus dato anche dal caldo, probabilmente erano 20 e non 15, sono 20 e non 15 i minuti del primo tempo, in ogni caso mancano sì 6 minuti, partita senza occasioni, Gaia, questo è un po' sorprendente insomma. A parte un colpo di testa e un tiro alto da parte del Corinthians, davvero si è visto poco. In questo primo quarto d'ora, attenzione adesso alla ripartenza con Caio, che prova a recuperare un pallone, chiuso bene però. Intanto è Renato Rodriguez che continua a chiamare i suoi. Sì, allenatore in campo, proprio al limite dell'area, sembra un allenatore davvero all'Antonio Conte per la vicinanza con cui segue le azioni delle ragazze. Sarei curioso di vedere se dovessero segnare un gol. Esatto, sì, esatto.
Partita bloccata, siamo adesso al quindicesimo, il portiere della Roma non ha effettuato nessuna parata, non so, addirittura neanche, non abbiamo neanche mai citato quello del Corinthians, credo, allora citiamolo Bruno, visto che sta un po' annoiando, poverino, magari si aspettava una giornata un po' più movimentata. Per il momento i suoi compagni gli hanno fatto passare una prima parte di gara piuttosto tranquilla e comunque... Vabbè, ricordiamo che comunque a Carlo, in un posto di mare stupendo in Italia, qui c'è l'occasione per la Roma, non aggancia però il numero 3 Nicolò Cesari, e insomma si trova in un bel posto di mare, sabato sì. Andrà in gita a Venezia, che per un bambino di 12 anni che arriva dal Brasile secondo me è un po' è davvero già solo un'esperienza questa, perché arrivare da lontanissimo, almeno 11 ore di volo per vedere uno dei posti più belli e unici al mondo come Venezia. Pilota ancora, vedete, contrasti su ogni pallone, Guglielmelli di fisico sposta il numero 7 Pedrinho, la Roma riparte ma non ha grandi idee in questo momento, la formazione giallorossa, aspettiamo allora magari di vedere proprio Mattia Almaviva, lo aspettiamo, era un giocatore che a suo malgrado è il più noto di questa squadra, perché non per motivi tecnici, dalla distanza, la conclusione del solito Maurizio Campagnano che prova a impensierire Bruno, che finalmente entra anche nella nostra telecronaca. Dicevamo di Almaviva che insomma è diventato famoso suo malgrado per aver partecipato allo show di fine carriera di Francesco Totti, lo aspettiamo anche in campo adesso. Attenzione a Guglielmelli che prova a liberarsi per il tiro, poi trova il pallone largo per il numero 10, riconquista palla il Corinthians, e qui è molto bravo andare sul pallone Ceccarelli, riconquistare palla per la Roma, che poi la prova a gestire sul lato sinistro del campo con il numero 8 Filippo Reale. Va Reale a puntare Gustavo, che lo chiude in rimessa laterale. Intanto sta per entrare in campo con il numero 10 Murilinho. E la Roma che attacca con Campagnano, errore, attenzione. Errore, attenzione alla ripartenza da parte del Corinthians, perfetta ancora una volta la chiusura da parte di Jacopo Mirra. Campagnano, ora Mirra che scarica immediatamente il pallone sulla sinistra, dove il Reale riesce comunque a tenerlo vivo per la Roma. Bene qui anche nella protezione del pallone Maurizio Campagnano, un errore però da parte di Mirra, qui regala la rimessa laterale Corinthians, e allora ci sarà spazio per il piccolissimo Murilinho. Un davvero piccolo, sì, credo il più piccolo in campo, questi calcettoni che diventano praticamente dei pantaloni veri e propri, perché sono piuttosto grandi. Ancora Guglielmelli scatenato, però, l'assist per Ceccarelli. E c'è un calcio d'angolo per la Roma che si riporta in attacco, 18 minuti, 2 alla fine, calcio d'angolo. Attenzione perché mi sembra entrato proprio Almaviva, se non ho visto male, è così, il pallone al centro, allontanato dalla difesa del Corinthians. Eccolo dunque in campo, il numero 10, Mattia Almaviva. Non mai, perché il 10 è Ceccarelli e Almaviva ancora in panchina, lo vedo, mi è stato segnato come numero 10, allora d'accordo, allora... Prendo atto del cambio di numerazione, il 10 che sta ancora per entrare, il piccolo Murilinho che lo vediamo ancora in panchina, ancora Ceccarelli, scaglia, qui c'è un fallo e la punizione per la Roma. A terra il piccolo Campagnano, uno dei tantissimi falli in primo tempo, quasi da calcio professionistico, intervento rude da parte del numero 13 del Corinthians. C'è un cambio, è entrato finalmente Murilinho, chiude l'attacco alla Roma con questo calcio di punizione. Numero 8 ci sarà Filippo Reale a calciare, forse chissà anche in porta, che dici? Ma potrebbe anche tentare dalla distanza, è un mancino, sì, perché gioca a sinistra, potrebbe cercare direttamente la porta per impensierire Bruno, vediamo se è così, infatti va con il sinistro ed è buona la respinta da parte di Bruno che lascia lì la palla, non c'è nessun romanista pronto per il tap-in, e allora Mirra con calma, la più grande occasione di questo primo tempo è arrivata con questo calcio di punizione da parte di Filippo Reale, che ha cercato la conclusione da distanza defilata e anche proibitiva oserei dire, però è stato molto bravo anche Bruno. E la Roma, chiude in attacco allora il primo tempo, cresciuta la squadra romana nei
secondi 10 minuti del primo tempo. Adesso vediamo se riesce a trovare il modo. No, perde il pallone per l'ultimo attacco del pallone del Corinthians. C'è un altro fallo, ancora un fallo a terra. Si tratta adesso di Matteus con il contrasto con il solito Guglielmelli, che di solito mi sembra uno che insomma non va troppo per il sottile nei suoi interventi. Qui in sandwich addirittura con Filippo Reale su questa punizione. Immagino che si chiuderà il primo tempo e si chiuderà sullo 0-0, che è un risultato molto sorprendente per questa categoria, Gaia. Secondo tempo allo stadio Chiggiato di Caorle della seconda partita del gruppo A, prima giornata della Venice Champions Trophy 2017, Roma Corinthians, primo tempo 0-0, un primo risultato più che sorprendente per una partita tra bambini di 10-11 anni. E comunque lo 0-0 che per qualcuno, per qualche giornalista, è il risultato perfetto, perché sottolinea la grande prova difensiva delle due squadre. È una partita che in effetti sembra davvero di categoria superiore per l'agonismo e per la quasi cattiveria, sia detto in senso positivo, delle squadre che non si stanno davvero risparmiando in questi primi 20 minuti. Non è successo quasi nulla a livello di occasioni. Ci aspettiamo, ci auguriamo magari una ripresa più spettacolare, però è comunque una partita molto equilibrata, molto combattuta, come promettono di essere tutte le partite di questa edizione del Venice Champions Trophy. E adesso il pallone è per il numero 7, Fernandinho, che ha provato la conclusione. Eccolo qui inquadrato, numero 7. Pedrinho, chiedo scusa. Primo tiro che di fatto non è una vera e propria occasione, è un tiro piuttosto lento che non ha impensierito De Franceschi, e insomma c'è Almaviva. Adesso c'è Almaviva, lui con l'11. Lì, con 11 lo vediamo. Lo possiamo dire ufficialmente, lui, vediamo, lo vedremo in azione nel secondo tempo. Vediamo se ci saranno più occasioni anche per la Roma, che di fatto non ha quasi mai impegnato se non sul calcio da fermo il portiere Bruno del Corinthians. Ora la Roma a farsi vedere, il buon anticipo da parte di Matteus con Renato Rodriguez, il coach, il tecnico del Corinthians, che continua a gridare verso i suoi ininterrottamente, davvero un leone in gabbia, vorrebbe giocare probabilmente anche lui. Buono ancora una volta l'anticipo qui da parte di Vinicius, può ricominciare allora il Corinthians con un 3 contro 3, palla dentro, un po' troppo morbida, buona anche il ritorno in diagonale proprio di Almaviva, che va a chiudere sull'assist al centro per Pedrinho. Intanto vanno riempiendosi le tribune sia laterali che centrale, c'è anche una bandiera romanista, sarà qualche parente, qualche genitore di uno dei bambini in campo, c'è sempre grande seguito. Magari è Totti, potrebbe essere, da qui non riusciamo a distinguerlo, però non possiamo escludere questa eventualità. Altra conclusione innocua per la porta di De Franceschi, Corinthians ci prova ma in realtà non ha ancora creato pericoli particolari per la porta della Roma. Si va verso un pareggio che in questo momento, Gaia, è il risultato più giusto di questa partita. Assolutamente sì, anche per quello che si è visto in campo. Intanto attenzione alla ripartenza da parte della Roma, che però gira su se stessa con Paolucci, che si affida al numero 2 William Feola, va con il destro e gol del vantaggio della Roma, arriva proprio con Feola che segna al terzo minuto di questo secondo tempo dalla distanza, sorprendere Bruno, non esente da colpe in questo caso, ma la Roma passa avanti 1-0. E il tiro di Feola che ha sorpreso nettamente il portiere del Corinthians, un destro dalla lunga distanza, un destro angolato ma non particolarmente potente, il rimbalzo ha ingannato il portiere brasiliano. Peraltro, Gaia, nota storica, Feola è un cognome che nel calcio brasiliano è molto importante, perché era il CT del primo Brasile campione del mondo del 58, e quindi insomma che un giocatore con questo cognome faccia gol a Corinthians è sicuramente una cosa notevole. In ogni caso Roma in vantaggio con un gol di un difensore, almeno stando al numero di maglia e alla posizione in campo, e come nella gara precedente il risultato è stato sbloccato da un terzino, in quel caso sinistro, ovvero qui si tratta del terzino destro, e dunque con i laterali che spingono la Roma e il PSG vanno in gol. Roma che in questo momento è prima nel girone, va detto, agganciando proprio il Benfica, un gol un po' bruciapelo, non particolarmente annunciato, e adesso vediamo come cambia la partita. Tanto palla dentro per Ceccarelli, solo davanti al portiere, Ceccarelli, arriva il gol del 2-0 con il numero 10, Andrea Ceccarelli, che prima si è fatto ipnotizzare da Bruno e poi ha trovato sulla respinta del portiere il gol facile del 2-0, che arriva neanche un minuto dopo. Eh sì. Ecco qui Ceccarelli, quindi legge nei pensieri Bruno e poi però non può nulla, portiere del Corinthians, sul tocco a porta vuota da parte di Ceccarelli.
Nel giro di un minuto la Roma piazza 1-2 quasi letale, perché la partita era davvero stata tranquilla, senza nessun brivido. Addirittura adesso è in testa al girone per differenza reti la formazione di Pietro Donadio. È un bel colpo in questi minuti iniziali di secondo tempo, in cui la Roma ha aperto decisamente meglio, ha cambiato marcia e ha portato un doppio colpo davvero che potrebbe essere decisivo adesso. Vediamo se anche il Corinthians avrà la forza di reagire come ha fatto il Benfica sotto di due gol. Qui intanto la reazione però per ora è solo ruvida, con il fallo commesso da Matheus. Numero 10 Ceccarelli, numero assolutamente non banale per la Roma, e dunque un peso anche particolare anche a livello di bambini, di quella maglia che abbiamo visto davvero essere una reliquia, quasi un feticcio per tutti i tifosi giallorossi. Adesso il Corinthians prova, ma in maniera un po' disordinata, ad attaccare. La Roma si sta difendendo molto molto bene. Siamo al sesto minuto, 2-0 per la Roma, i gol di Feola e Ceccarelli. E allora Roma in testa al girone A, è riuscita nel secondo tempo, dopo un primo tempo di studio di entrambe le squadre, nel secondo tempo è riuscita la Roma a pungere con Feola dalla distanza, e Ceccarelli si è inserito benissimo e poi è andato a battere Bruno sulla respinta dello stesso portiere brasiliano. Adesso ci prova però a reagire con Gustavo il Corinthians, palla dentro, ben fermata però dalla difesa della Roma, che allora riparte. Subito fermata con il pallone gestito da Matheus, qui arriva in ritardo Ceccarelli, va a chiedere scusa. Ok, altro intervento un po' fuori tempo, anche qui nel calcio dei grandi sarebbe scattato il cartellino. Diciamo che qui insomma interviene un po' fuori tempo, no? Il giocatore giallo-rosso, ritmo basso, Roma che ha piazzato un 1-2 che sembra decisivo. A questo punto il Corinthians non mi sembra abbia la forza per rimettere in piedi questa partita. La Roma potrebbe anche anzi dilagare da ora in avanti. C'è in campo anche il numero 13 Diego Ragone in attacco, la coppia adesso è formata proprio con Andrea Ceccarelli. Milan Feola in posta, scambia la palla con il numero 5 Paolocci, ancora lui. Roma che devo dire fa girare molto bene il pallone, non ha grande fretta la formazione giallorossa, anzi va vicina adesso al gol e lo trova, il 3-0 della Roma, il numero 7 Cioffredi Sebastiano lui. Cioffredi fa 3 gol in 7 minuti, davvero cinico l'atteggiamento della formazione giallorossa, ma detto sembra il Liverpool in finale positivo. A Istanbul, esatto. 3 gol in 6 minuti, qui 3 gol in 7 fa la Roma, esatto. Con Cioffredi al settimo del secondo tempo è 3-0. Ottima difesa della palla di Cioffredi, che poi si è spostato sul sinistro e ha fulminato il povero Bruno. 3-0, risultato largo, forse anche troppo per la Roma. Corinthians punito oltre i suoi demeriti, ma anche se va detto che in attacco la formazione brasiliana troppo mi sembra leggera, un po' leggera, sì. Esatto, per impensierire questi calibri. Immagino anche con PSG Benfica difficile fare molto, sarà difficile essere in partita, anche se magari dovranno forse cambiare qualcosa, chissà. La squadra brasiliana è sempre degna di considerazione, quindi attenzione. Qui intanto c'è forse una scorrettezza che però non viene ravvisata dall'arbitro, e allora si prosegue con il possesso palla della Roma, anzi no, pallone che è uscito, quindi rimessa laterale per il Corinthians. Qui inquadrato intanto il numero 5 Gabriele Paolucci, inquadrato anche l'arbitro. Ancora Corinthians che viene avanti cercando di ridurre il passivo, 3-0, passivo netto che non sembra un Corinthians in grado di ribaltare. Attenzione però alla formazione ancora di Sao Paolo, altro intervento, si continua a fischiare con grande continuità dall'arbitro, che ha interpretato questa gara in maniera molto italiana, va detto, un'introduzione dopo l'altra, non che siano sbagliate, intendiamoci, però davvero è insolito vedere così tante interruzioni per una partita tra classe 2006 e 2007. Adesso vediamo se il Corinthians sui calci piazzati riesce a portare qualche pericolo, magari qualche destro sinistro alla Roberto Carlos. Non è questo il caso, la palla finisce alta. E ci ha provato dalla distanza, avete visto, insomma, il tiro in porta non particolarmente efficace. Si ricomincia allora
con la Roma che riesce a difendere questo possesso palla anche molto bene, con Almaviva il tocco dentro è pigro e allora ci può arrivare qui bene Pedrinho, ma la Roma riconquista di nuovo per un attimo il pallone finché non interviene Vinicius che tiene il possesso per i brasiliani. Qui l'errore da parte di Iago e allora favorisce Almaviva che però sbaglia, allora ancora il tentativo da parte del Corinthians, vorrebbe provare a riaprire la partita ma non ci riesce perché c'è nuovamente il possesso palla della Roma, davvero ruvida, davvero aggressiva nel pressing alto. Qui ci prova ancora una volta Iago, il tocco dentro per il tentativo di Vitor, area di rigore, Vitor potrebbe andare a calciare, litiga per un attimo con il pallone, alla fine la Roma si salva dal possibile gol del Corinthians. Tutto bravo Paolocci a rimediare un suo errore, aveva lisciato questo pallone che aveva di fatto messo davanti al portiere l'attaccante brasiliano, poi è stato bravo a tornargli su e a rubargli il pallone. 10 minuti alla fine, Roma 3, Corinthians 0, si sono in tre Gaia per il passaggio del turno, forse anche chissà potrebbe anche uscire la miglior terza, una delle migliori terze da questo raggruppamento, proprio perché sono squadre che sembrano di valore uguale tra loro, chissà, lo scopriremo già nel pomeriggio. Vedremo, insomma, sicuramente scopriremo nel pomeriggio quello che dicevi tu, anche perché appunto nel pomeriggio ci sarà Benfica Corinthians e quindi in teoria Benfica potrebbe allungare e Paris Saint Germain Roma, e vedremo a questo punto come se la caverà la Roma contro una buonissima squadra come quella dei francesi che abbiamo visto appunto poc'anzi nella prima partita di questo gruppo A. Poi domani saremo chiamati a calcoli complicatissimi per capire sì, le migliori terze, classifica avulsa, questo tipo davvero davvero complicate, le scopriremo domani. La Roma che potrebbe anche dilagare, un gol che potrebbero essere utili anche in ottica di differenza reti, che è uno dei criteri che fanno la differenza a questo livello. C'è una punizione, l'ennesima, fischiata dall'arbitro su Almaviva, che ha provato un giochetto alla Totti con suola e contro suola. Abbiamo visto il difensore brasiliano che ha allontanato il pallone, l'arbitro ha allargato le braccia e insomma un po' di nervosismo comprensibile anche tra bambini. Almaviva che fa? Come Totti, tira in porta, sì, da fermo, dai, con... vogliamo il tiro in porta. Chissà, è un po' male sui fianchi, vediamo un po'. Pensa un po' alla Ronaldo, è la postura. Sì. Se lui è più stanco che... Sì, è vero. Che... Quindi sono le mani a banfora di Franco Baresi. Esatto, che è una coreografia. Vabbè, insomma, abbiamo citato non proprio, no, dei personaggi così. Da un capitano all'altro batte Almaviva e non è Totti, lo diventerà tutto il tempo per diventarlo. Ce lo auguriamo, qui si potrebbe inquadrare almeno la porta, ma si scherza. Buonissima partita anche di questo ragazzo che... è entrato al secondo tempo e la Roma ha fatto tre gol, alla fine lui potrà dirlo ai suoi compagni, guardate che finché non c'ero io eravate 0-0 poi e la Corinthians che riparte con una grande galoppata anche piuttosto notevole da parte numero 4 Mateus, che mi sembra il giocatore più interessante, sì, anche fisicamente il più sviluppato, il più pronto di questo Corinthians, che ha qualcosina magari da migliorare in attacco, fa un po'... Non fa molto onore alla scuola brasiliana, la formazione in questo caso, la formazione paulista, però insomma ha di fronte la Roma che mi sembra difensivamente forse anche superiore quantomeno al PSG, forse anche al Benfica, Gaia. Mi sembra una squadra organizzatissima in difesa, ha rischiato pochissimo in 32 minuti e qualcosa vorrà dire comunque. Chissà, mi potrei smentire nel corso della pomeriggio. Vedremo. Dico che la Roma mentre la difficoltà potrebbe anche vincere il girone. Benissimo, attenzione. Mi bilancio questo... alle 10:35 del mattino, vediamo, il torneo è lungo, però io dico che la Roma potrebbe anche essere una delle sorprese positive, sorprese fino a un certo punto, perché insomma è una squadra che proprio per il nome, per la sua importanza a livello giovanile, è obbligatoriamente da inserire come favorita in ogni torneo. C'è ancora una giocatore a terra, c'è anche un po' di stanchezza per una partita comunque disputata di buon mattino, c'è un contrasto, ha avuto la peggio il numero 2 della Roma che si chiama William Feola, l'autore del gol del vantaggio giallorosso, i gol poi gli altri due segnati, ricordiamolo, da Ceccarelli e Cioffredi, i tre marcatori italiani della Roma che in questo momento è una classifica di marcatori in cui sono tutti a quota 1 e dunque per il momento sono ben 8 i capocannonieri, speriamo che non litighino tra di loro, qualcuno prima o poi segnerà anche delle doppiette. Rimessa per il Corinthians, mancano 6 minuti, una partita che francamente sembra aver detto un po' tutto ciò che c'era da dire. Sembrava più fallo su Feola per quanto mi riguarda. Intanto Iago prova a lanciare in profondità, vediamo se ci arriva Pedrinho, forse spinto, arriva infatti il fischio per la spinta di Paolocci.
Paolocci qui, insomma, come si dice anche qui tra i grandi, è un fallo evitabile, bastava accompagnare il giocatore in una posizione di campo piuttosto innocua, senza grandi possibilità di combinare granché. Invece regala una punizione al Corinthians, categoria Pulcini 2006, questa Roma che è partita bene a livello proprio di mentalità e di approccio alla gara. Nel secondo tempo è passata alla cassa, 3 gol nel giro di 7 minuti, 3-0 senza mai rischiare nulla. Pallone dentro, ancora allontanato dalla difesa della Roma che non soffre le iniziative del Corinthians, abbiamo detto un po' leggero diciamo dalla tre quarti in su, come dire, nella zona offensiva, sì, del campo. Pronto a rientrare anche Edoardo Mantovani, che attenzione, ha giocato Almaviva però, che ruba palla, poi viene fermato sul più bello dove poteva involarsi verso il portiere Bruno. Ora con solita consueta aggressività la Roma cerca di andare a rubare il pallone e lo fa senza fallo. Può ricominciare allora l'azione con Paolocci, che potrebbe servire il numero 13 Ragone, tiene palla Paolocci, poi c'è un recupero da parte del Corinthians e c'è il possesso per la Roma. Gaia, dimmi due nomi che segneresti sul tuo ricco taccuino da osservatrice di questa squadra, perché non vedo io Filippo Reale che spiegano gli altri, ma mi sembra un bel gruppo proprio compatto a livello anche di nomi. Non Filippo Reale non l'abbiamo visto in questo secondo tempo, però nel primo tempo buon mancino, ha giocato bene sulla fascia, si è sempre fatto trovare pronto, non ha sbagliato poco, bella punizione. Lui è uno di quelli che segnerei insieme forse a Jacopo Mirra, che in difesa è stato molto utile, essendo anche forse fisicamente più evoluto in questo momento rispetto agli altri, che ovviamente cresceranno dopo, si sa, con i bambini c'è solo da attendere. Sì. Io mi prenderei Guglielmelli, che anche se è un po' ruvido, mi sembra uno che fisicamente non soffrirebbe da nessuno e non soffrirà da nessuno anche nel proseguo della carriera, secondo me. E poi questo Feola, che mi sembra comunque un bel terzino, anche fisicamente molto dotato rispetto alla media del ruolo, che aiuta insomma anche a questo livello, avere quei 10 centimetri in più degli avversari fa la differenza. Attenzione ancora la giocata di Almaviva. Tecnicamente ce l'ha, la finta di corpo, il bel movimento nell'uno contro uno, insomma sono cose che si insegnano già a quest'età. Nella scuola calcio appunto l'uno contro uno è abbastanza utilizzato, anche un po' perché come sapete insomma la prima problematica dei bambini che iniziano a giocare a calcio, prima ancora del saper colpire il pallone nel modo giusto, è la coordinazione nel colpirlo. Quindi l'uno contro uno aiuta proprio a rimanere in equilibrio con il corpo, ha una coordinazione particolare per quanto riguarda gamba destra e gamba sinistra, insomma, e braccia nel movimento congruo con il corpo. Quindi l'uno contro uno è un insegnamento che si fa spesso, più che la corsa stessa col pallone. Qui litiga con lo stesso invece il numero 8 Padula. Eh sì, quindi sì, è andato più veloce del pallone, il pallone alla fine gli è finito tra i piedi. Vicino alla clean sheet Leonardo De Franceschi, non capita spesso per un torneo tra pulcini che un portiere finisca senza aver subito gol, mancano poco meno di 3 minuti e non sembrano esserci le premesse per una gol del Corinthians. Allora possiamo aggiornare la classifica, la Roma è prima con più 3 che potrebbe, vediamo se aumentare o diminuire nei prossimi minuti, insieme al Benfica più 1, ma l'avversario di maggior rango a quanto pare il PSG. Ma attenzione alla Roma, perché ripeto, secondo me Gaia tu mi dirai di no, mi farai no con la testa, ma io ti dico che questa è una squadra che potrebbe anche vincere il torneo. Mi sbilancio. Addirittura il torneo, però non abbiamo visto ancora le altre, per cui mi sembra veramente un po' prematuro. Sì, è una sparata così. Esatto, quindi eviterei. In effetti, sì. Però sicuramente sono d'accordo con te sul fatto che metterà molto in difficoltà il Benfica, perché il Benfica ha giocatori comunque molto più minuti fisicamente. Sarà interessante vedere quella del pomeriggio col Paris Saint Germain, che comunque fisicamente non ha nulla da invidiare alla Roma. Tecnicamente alcuni giocatori mi sembrano davvero davvero importanti per quanto riguarda il Paris Saint Germain. Sono curiosa, poi ti dirò anche la mia, vediamo. Sì, diciamo che ecco, il PSG ha una fase difensiva con uno strepitoso regista difensivo che potrebbe davvero neutralizzare qualsiasi attacco, non soltanto della Roma, anche di formazioni più dotate.
Vedremo, vedremo. È un torneo che per ora non esprime una netta favorita. D'altra parte abbiamo visto solo ancora due partite, almeno completiamo la prima fase prima di sbilanciarci in pronostici. Comunque bene la Roma, Corinthians non si può da rivedere, specialmente in attacco, dove mi sembra un po' leggera. Attenzione adesso perché ruba palla ancora la Roma, che ha la possibilità dell'ultimo assalto con Mantovani, che però viene fermato bene. E allora ricomincia Gustavo per il Corinthians con Padula, che però ancora una volta ha qualche problema nel controllo del pallone. Qui è il piccolino Murilinho, che lo dice anche il nome, Murilinho. Sì. Guardate, i pantaloncini sono praticamente dei leggings, nel senso che gli arrivano direttamente alle caviglie. Ancora Murilinho va all'uno contro uno, viene fermato dalla fisicità di Paolocci. Bene anche Paolocci, va detto, dopo un secondo tempo ottimo davvero in fase difensiva. Insomma, Roma, difensori sembra davvero averne tantissimi. Mancano ormai 30 secondi alla fine, allora Iago prova l'azione individuale, fermato da Guidi. C'è la rimessa laterale in favore della Roma, che adesso può gestire questi ultimi secondi, portandosi a casa dunque il 3-0. Vi ricordo i gol al terzo di Feola del secondo tempo, al quarto del secondo tempo Ceccarelli, al settimo Cioffredi, 3 gol in 7 minuti. Per il 3-0 che sta maturando in questa seconda partita del gruppo A in favore della Roma, ma attenzione perché nel finale l'arbitro concede questo giusto fallo su Iago al Corinthians, che avrà forse, probabilmente, non uso più avverbi, giuro, un'ultima possibilità di segnare quantomeno un gol, uscire magari un po' meglio da questo 3-0 con un gol in questo finale. Sul pallone c'è Pedrinho, il numero 7, vedremo se anche lui deciderà di calciare direttamente in porta. Difficile perché lì un destro o va sul secondo palo, ma insomma bisogna essere veramente Juninho Pernambucano, no? Ronaldinho, infatti pallone dentro, invece è un gol bellissimo quello di Pedrinho. Allora Pedrinho te lo dedica questo gol, esatto. Gaia, perché avevi dubitato delle sue qualità. Invece un destro molto molto particolare, perché piuttosto inusuale la traiettoria che ha ingannato De Franceschi, che dunque deve sporcare il proprio tabellino. Ma è un tiro che merita di essere rivisto davvero più e più volte. Lo rivedremo in questa pausa tra una gara e l'altra, proprio per scoprire e studiare l'abilità di questo giocatore. L'ha colpita che... con le tre dita, esatto. Si vede chiaramente. Sì, sì, che rende tre meno... ditine, perché piccolo. Esatto. Quindi, come... rende meno amara la sconfitta del Corinthians, 3-1 per la Roma.